chiesa del Carmine di Manfredonia, 16 luglio, sono le ore 19:30, si aspetta l'uscita della Madonna dalla chiesa del Carmine, oggi è la sua festa, si celebra proprio il 16 di luglio ed è una festa importantissima che si svolge oramai da tantissimi anni, da oltre un secolo. La Madonna del Carmelo, un rito mariano di devozione verso la Madonna che è la più devota al mondo, almeno è quello che si dice, ed è un culto delle carmelitane, protettrice dei muratori, dei carpentieri, di tutti coloro che si dedicano alla edilizia. Tant'è vero che nella giornata del 16 di luglio ovviamente queste categorie non lavorano per dedicarsi al culto della Madonna. E si dice a Manfredonia che il 16 di luglio è Pont de Stelle, è un punto di stella, cioè per dire che non si deve andare a mare, non si deve lavorare, non si devono fare delle attività per rispetto del culto della Madonna del Carmine. Si è appena conclusa la messa qui a Manfredonia, vedete che la banda si è già posizionata per accogliere l'uscita della Madonna dalla chiesa ed è una festa importantissima quella della Madonna del Carmine. Inizierà una processione che si snoderà nelle vie del centro di Manfredonia, proseguirà in direzione sud fino al termine del corso per girare poi in via Maddalena, poi si sale su per via Ospedale Orsini, si va verso via Gaetano Palatella, poi si raggiunge il cimitero dove vi saranno dei fuochi pirotecnici per celebrare degnamente la Madonna del Carmine. Quest'anno la parrocchia del Carmine festeggia i 90 anni dalla sua fondazione e quindi festa della Madonna del Carmine e anche compleanno per la chiesa del Carmine di Manfredonia fondata nel 1929. Vi è tantissima gente qui ad attendere l'uscita della Madonna dalla chiesa, vi è anche un palco sulla mia sinistra dove al rientro della processione ci sarà un concerto. Michela Borgia si esibirà con la sua band, una bravissima cantante di Manfredonia, una splendida voce, per allietare quindi tutti coloro che avranno preso parte a questa processione. Ed è una bella festa, molto molto caratteristica, che si svolge ogni anno, una festa lunga peraltro, inizia non oggi, con un ricco calendario di eventi non soltanto liturgici ma anche civili, con tante manifestazioni organizzate dal parroco Don Antonio di questa importante parrocchia di Manfredonia. Ecco, vi è la gente che sta aspettando l'uscita della Madonna dalla chiesa, credo che sia una questione veramente di minuti. Chiaramente un saluto da parte di Antonio Castriotta che vi sta parlando e per Manfredonia TV a tutti coloro che vivono distanti da Manfredonia e che grazie alla nostra diretta hanno la possibilità di essere protagonisti di questa processione, partecipare a questa emozione in diretta su Manfredonia TV. Fortunatamente il tempo è stato clemente. Oggi era previsto pioggia nel pomeriggio, ma in effetti il tempo si è ristabilito dopo le precedenti giornate dove vi sono state veramente dei fortissimi temporali che hanno veramente allagato Manfredonia, per fortuna di breve intensità, ma hanno comunque allagato le strade e hanno creato ben pochi problemi alla cittadinanza. Oggi invece il tempo è stato clemente e quindi abbiamo sfatato il mito del
del punto di stella, per nostra fortuna, quindi ha consentito a tutti coloro che amano la Madonna del Carmine e che sono devoti alla Madonna del Carmine di essere qui presenti per assistere alla processione in questa importante giornata, 16 luglio 2019. Stanno posizionando con i megafoni coloro che poi si metteranno in fila, perché si reciterà ovviamente il Santo Rosario durante la processione che si snoderà per le strade di Manfredonia. Ecco i ragazzi che si stanno portando avanti, si stanno posizionando. La banda è già posizionata indietro, si attende soltanto l'uscita della Madonna dalla chiesa del Carmine, questa bellissima chiesa che è stata ristrutturata alcuni anni or sono, una ristrutturazione che ha comportato degli ingenti costi economici, ma ne è valsa la pena perché questa è una delle chiese più belle di Manfredonia. Non è la chiesa che ha più storia, ve ne sono altre, la chiesa di San Domenico in primis, ma anche altre chiese, però è una chiesa che ha una storia importante. Tanti nel dopoguerra venivano qui ed erano devoti alla Madonna, chiedevano grazie alla Madonna del Carmelo, e pare che tanti siano stati esauditi. Quindi tanta devozione per la Madonna del Carmine, ogni anno puntualmente tantissime persone si radunano, lo potete vedere, vi faccio una panoramica sulla folla che si è radunata qui, lo vedete anche fino in fondo, vi è tantissima gente che aspetta l'uscita della Madonna dalla chiesa, tantissima gente si è radunata qui per la devozione che porta nei confronti della Madonna del Carmine. Si attende soltanto l'uscita dalla chiesa, credo che sia anche una questione di attimi, non perdetevi ovviamente la diretta. Tanti volontari che aderiscono a questa importante processione, volontari in primis della PASER, sono in fondo con il cappellino azzurro, quindi si occupano dell'ordine pubblico. Tanti devoti raccolti in preghiera ad attendere l'uscita della Madonna dalla chiesa del Carmine. Ecco un crocifisso che sta uscendo in questo momento dalla chiesa, crocifisso francescano. Va a posizionarsi il chierichetto, eccolo qui, va a posizionarsi in avanti. Thank you.
È un momento di grande emozione, ci dispiace dovervi fare aspettare. Credo che veramente manca poco all'uscita della Madonna dalla chiesa del Carmine. Abbiate un po' di pazienza. È la festa della Madonna del Carmine e bisogna essere pazienti, così come la Madonna è paziente con nei nostri confronti. Dicevo, ci sarà un bellissimo concerto al rientro della processione dopo che ci saranno stati i fuochi d'artificio nei pressi del cimitero di Manfredonia, dove terminerà la processione per far poi rientro qui. Dopo i fuochi d'artificio, Michela Borgia lieterà la serata sul palco qui sulla mia sinistra. Quindi omaggio, adesso sentiamo le campane della chiesa del Carmine che stanno ovviamente in questo momento suonando e indicando l'uscita della Madonna, del quadro della Madonna, dalla chiesa del Carmine. Suonano a festa le campane della parrocchia del Carmine. Ecco uscire i preti dalla chiesa del Carmine, i sacerdoti, eccoli qui, che hanno officiato, ecco il parroco Don Antonio. Cominciano a posizionarsi e adesso vedete il quadro della Madonna che sta per uscire dalla chiesa, lo vedo dalla vetrata, dovrebbe uscire tra poco. Campane a festa per la Madonna del Carmelo. Il quadro comincia a scorgersi. Potete scorgerlo all'interno della chiesa, a due passi dall'uscita. Fra un po' il quadro dovrebbe essere portato all'esterno della chiesa e poi dovrebbe iniziare la lunga processione che, come detto, arriverà sino alla zona del cimitero dove ci saranno i fuochi di artificio in onore della Madonna del Carmine e poi ritornerà qui e ci sarà il concerto finale. Qualche minuto, si attende l'ok da parte del parroco. Ecco il quadro che in questo momento sta uscendo dalla chiesa. Un applauso alla Madonna. Ecco, un applauso alla Madonna. In questo momento esce dalla chiesa il quadro della Santissima Maria del Carmelo, la Madonna del Carmelo. Ecco la banda che sta iniziando a suonare in questo momento. È veramente un momento di grande emozione per questa bellissima festa religiosa in onore della Madonna, protettrice della categoria dei muratori, dei carpentieri, di tutti coloro che sono impiegati nella edilizia. Ecco qui il quadro in tutto il suo splendore, pari al quadro della Madonna di Siponto, custodito nella cattedrale di Manfredonia. È una festa di grande emozione, di grande tradizione, quella della Madonna del Carmine, che dura ormai da tantissimi anni.
ed un culto che risale addirittura al tempo dei profeti, è millenario il culto della Madonna del Carmelo. La banda ovviamente sta intonando un pezzo in onore della Madonna del Carmelo. Facciamo tutti una preghiera per l'umanità alla Madonna del Carmelo. Bellissimo anche il grande addobbo floreale posto alla base del quadro della Madonna del Carmelo, meraviglioso. Tante rose bianche, tanti fiori, gigli. Ecco, vedete in tutto il suo splendore il quadro della Madonna del Carmelo. Adesso bisogna posizionarsi, inizierà la lunga processione per Corso Manfredi, via Maddalena, poi via Ospedale Orsini, si andrà verso via Gaetano Palatella e poi si proseguirà verso il cimitero, dove ci saranno i fuochi di artificio in onore della Madonna. Adesso si stanno posizionando i sacerdoti, bisogna fare spazio. Prova. Iniziamo poi ad incamminare. Ecco inquadrato il parroco della chiesa del Carmine, Don Antonio, eccolo qui di profilo, ma vi sono anche altri sacerdoti. Ho capito. Procede il bellissimo quadro della Madonna del Carmelo, sta per essere posizionato al centro del corteo e della processione. Inizia il Santo Rosario in devozione della Madonna del Carmelo, la gente si sta posizionando in fila per questa bellissima processione. Ecco il quadro, potete ammirarlo in tutto il suo splendore. Si recita il primo mistero del Rosario. Passato il sabato, meravigliosa questo quadro della Madonna del Carmelo. Andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore. Volontaria spinge il quadro dei voti della Madonna del Carmelo. Tanta la gente, tanta commozione. L'angelo disse alle donne. Tanto amore per questa Madonna che rappresenta la Sipontinità e unitamente a quella della cattedrale la Madonna di Siponto. Come aveva detto, venite a vedere il luogo dove era deposto. Presto andate a dire ai suoi discepoli, è risuscitato dai morti e ora vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto. E con questa bellissima immagine della Madonna del Carmelo si sta recitando il rosario con il Padre Nostro, la preghiera più bella che tutti quanti conosciamo. Adesso procede il quadro. Un saluto da Antonio Castriotta e da Manfredonia TV.
Proteggiamo i nostri genitori e non ci indurre in tentazione a liberarci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega. Eccovi in quadro il lento procedere della processione della Madonna del Carmelo, tutti i devoti che sono in fila, uniti nella preghiera, nella riflessione. Adesso sta procedendo anche la banda dietro al quadro della Madonna, poi suoneranno quando ci saranno i fuochi d'artificio, allora rientro qui del quadro all'interno della chiesa del Carmine, fra un'oretta e mezza circa. E la festa del Carmelo terminerà poi con un bellissimo concerto qui in piazza, canterà Michela Borgia. Da Antonio Castellotto e Mafedonia TV è tutto, una buona serata a tutti e venite qui alla chiesa del Carmine a godere di questa festa che terminerà oggi 16 luglio. Dopo il concerto, prima ci saranno i fuochi, poi ci sarà il concerto qui in questa piccola piazza in onore della Madonna del Carmelo.